Allora ragazzi, siamo tornati qua perché l'altra volta c'è successa quella cosa, no? E voi nei commenti ci avete detto tutti quanti tornate. E ci hanno detto di tornare di giorno. Noi però che cosa abbiamo fatto? Siamo tornati di notte, perché non è che ci piace metterci nei guai. No. Siamo tornati di notte perché secondo noi serve lo stesso ed identico, la stessa identica condizione. Certo. Per appurare che sia o un'entità o una persona. Se noi veniamo di giorno, magari c'è frastuono, casino, non possiamo verificare, no, se sia una diciamo che anche nei commenti si è aperto praticamente un bivio. C'è gente che, come me, pensa si tratti di un'entità, perché tra le risposte che Alice ci ha dato, secondo me c'è qualcosa di più che una semplice persona che lancia gli oggetti. Ma potresti anche, il discorso è anche questo, magari tramite Alice siamo entrati in contatto comunque anche con qualche entità, e questa entità poi alla fine, sapendo quello che stava succedendo, comunque ci ha dato una sorta di... Io comunque non starei così tanto tranquillo. Tra l'altro, raga, diciamo del cielo, che... Perché il cielo non c'è più. È vero, ma io non l'avevo visto che non c'era il cielo. Il cielo non c'è più. Era qui, no? Sì, sì. Essendo che il cielo ci è stato lanciato, io non sarei tanto tranquillo. E stavo dicendo, non è che siamo venuti qua solo... Non è solo per il frastuono che è minore, anche se c'è... Ogni tanto passa qualche macchina o qualche moto. Purtroppo... Ma siamo venuti qua di notte perché? Perché se noi vogliamo che si ripeta magari la stessa cosa per capire se era una persona o no, dobbiamo rivenirci allo stesso momento. Sì. Perché allo stesso momento è presupponibile che ci sia o magari la stessa entità che si attiva in quel momento o la stessa persona che si è apposta. Ma no? Tu cosa sostieni secondo te? Per me ce l'hanno lanciato. Perché era troppo forte. Per me no. Ma vi ricordate del ciao? Eh già. Il ciao era un'entità. Forse no. Eh no. Chi è che ciao? Magari era qualcuno dietro. Magari è qualcuno che ci voleva fare un brutto scherzo. Tra l'altro io adesso mi guardo in continuazione dietro. Sì, una sensazione che comunque è strana. Tu Cristiano che ne pensi? Secondo io te che cos'era? Aspetti? Per me ce l'hanno tirato. Ce l'hanno tirato? No, una persona? Una persona, sì. E nel caso fosse una persona. Com'è possibile una cosa del genere? Le risposte che ha dato Alice, ma Alice potevano, cioè, Alice, tutti ci puoi, magari le entità del cimitero che ci avvisavano, sono entità del cimitero buone che ci avvisano di qualcosa, tant'è che prima che gli tirassero il cero ha detto far male, e poi potrebbe essere maligno. Poi la cosa però che mi ha lasciato un po' così è quando le entità hanno detto seguire, dopo che abbiamo sentito qualcuno lì, appuntamento, e tra l'altro appuntamento poi ha detto. Quella è una corrente, cioè, che va totalmente all'opposto, no? Ma poi dice la seguire nel momento in cui abbiamo sentito quei diciamo passi. Diciamo che, no? Raga, siamo qui per darvi delle risposte, anche a voi, perché lo meritate, visto che ci avete chiesto e richiesto di Quindi, tornare. Ragazzi, solo per questo, tanti di voi non sono iscritti al canale, iscrivetevi al canale, mettete like, perché noi comunque stiamo facendo qualcosa di molto molto rischioso, perché in questo posto abbiamo vissuto una cosa brutta, in gioco. Ci mettiamo parecchio in pericolo, quindi mi raccomando, iscrivetevi, seguiteci sui social e mettete un like e un commento, perché credo che ce lo meritiamo con quello che stiamo facendo. Quindi adesso che cosa farei? Anzi, lo chiedo a te, cosa faresti tu? Io direi prendiamo la black box, facciamo la black box, perché secondo me c'è qualche entità, utilizziamo la black perché è uno strumento formidabile. Sì, la black, ragazzi, mi raccomando, utilizzatela, perché è veramente uno strumento per la ricerca seria, sì, assolutamente. Top, la veramente. Black box è veramente uno strumento. Ci si parla come al telefono. A questo punto io e Tiziano ci siamo separati da Cristiano e Sabrina, mossi dalla curiosità del cielo lanciato. Allora, sentite a me. Io e Tiziano, se tu te la senti, andiamo a controllare i perimetri. Dove sta con l'ansia, no? Non i perimetri, vabbè, stiamo qui dove. Non va allontanato. Ci vedete. Vedremo se c'è qualcuno, se c'è qualcosa. Lui è convinto che c'è qualcuno che viene qui. Sono convinto sì, perché era di notte a far cose. Perché ci hanno lanciato un cero? Ma il cero non sai quale. Vabbè, io ci sto. Come ci è stato sto. Questo evento, come è successo? Voi rimanete qua con la black, che vedo che avete già acceso perché siete pronti. E loro avevano anticipato i tempi, appunto, hanno acceso la black subito. Voi rimanete qui, fate una sessione di black, ok?
vedere se riuscite a capire se invece o le entità possono darvi una mano, o magari l'entità, o magari era un'entità quella che ci ha lanciato il cielo e ce lo dice. Pronti con la videocamera a filmare qualsiasi cosa, cioè magari riusciamo a filmare di nuovo lo stesso fenomeno. Sì, sì. Okay. Anzi, chiedetelo. Chiedetelo di lanciargli qualcosa. Allora, io e te adesso andiamo a controllare, ok? Controlliamo se c'è qualcuno, eh? Ok. Controlliamo se magari questa entità potrebbe... Ci siamo divisi apposta, no? Loro sono rimasti con la Black. Sì. Andiamo avanti, ok? Percorriamo la parte più in là. Del... Più che il cimitero, io voglio percorrere tutti i dintorni. Ma poi che cavolo era quella puzza di bruciato? Quanti siete? 10. Sì. Ma siete stati voi a lanciare il lumino o qualcun altro? No. Ha detto noi. Siete stati voi a lanciare il lumino? No. Quindi c'è qualcuno dentro il cimitero insieme a voi? C'è un uomo vivo? Sì. Sì. Un'altra volta ha detto sì. Vi disturba? Perché ci ha tirato il lumino? Non lo so che cos'era. È come se qualcuno avesse acceso un fuoco. Ma la cosa strana è che è veramente forte quel coso. Cioè, come ha fatto? Solo che la comunicazione con Alice mi ha veramente destabilizzato. Perché non capisco. Per me è un poltergeist di quelli brutti. Tu dici, eh? Sì. Io con la notturna non vedo niente comunque. Vi disturba? Possiamo fare qualcosa? Ma secondo voi perché ha tirato questo lumino? Ma fa delle cose brutte? Brutte. Brutte ha detto, sì. Quindi non siete stati voi. Mi assicuri che non siete stati voi? Sì. Sì. Ma voi ci proteggete? C'è qualcuno che ci protegge? Sì. Guarda, ma noi siamo qua in pace. Ancora. Ma c'è qualcuno che vi dà fastidio allora? Allora io comunque sarei... Ma chi vuoi trovare? Io non ho capito. Tu sei convinto? Oh, fra, c'è la luce là. Dove? Dove? Non c'è più. Eh? Non c'è più. Ma che? Là c'è una luce. Ho visto una luce. È il palo, è la... No, ho visto una luce. Io non vedo niente. Io con la notturna non vedi vedo... Vedi qualcosa? Te? No. Vedi se c'è qualcuno? No, con la notturna non vedo nulla. Io vedo solo il palo della segnaletica. Vieni con me. Ma che hai visto? Oh, fra, ho visto una luce. Ma che vuol dire una luce? Io non ho visto niente. Ho visto una luce, fra, una luce rossa.
sentire una voce. Non mi piace la situazione. Non mi piace. Oh, fra! Che? Non lo vedi? Oh, chi sei? Oh, c'è una persona! Fra, c'è uno! Oddio, lo vedo, lo fra, vedo. Fra, c'è uno! Porco Dio, chi è? È incappucciato, fra! È incappucciato, fra! Oh, raga! Raga! Raga, questo uno! Raga, andiamoci! Non sappiamo quanti sono! Andiamoci! No, ce l'ho, no, voglio le chiedere! No, 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 possono essere in tanti! Andiamoci! Oh, andiamo! Ma perché? Raga, sta in mezzo alla strada! Ci sta a seguire, no! Vai! Non ce la faccio! Dai! Entra! Sta, guarda che c'è dietro! Ma dietro di noi! Porco tu, raga! Dietro di noi! Ve l'avevo detto io! Ma chi è? Guarda, sta lì! Oddio, sta lì dietro! Oh. Eccolo! C'è uno! È che lo sei lui! Proprio no, lui! È lui! Quello che abbiamo visto di te, fra! Quello che abbiamo visto di te, no, non è quello del cielo, raga, andiamosene, corri, andiamosene, 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 corri, che questo qui può non essere più di uno. Andiamo, andiamo.